Isla, sì, Isla per celebrare i suoi 40 anni ha deciso di istituire una roadmap, che è proprio una serie di incontri che avverranno in tutta Italia, incontri e convegni per sensibilizzare i territori. Questi convegni vengono organizzati proprio per accendere sempre l'attenzione sui bisogni e mettere in evidenza le criticità che si possono verificare sui vari territori. È una iniziativa molto importante, perché serve prima di tutto per far attirare l'attenzione sempre sulla malattia, su questa patologia, che è una patologia molto complicata, che al momento ancora non ha una cura definitiva, per cui noi puntiamo soprattutto sulla qualità della vita. Noi spingiamo per la qualità della vita e a centrare il tutto non sulla malattia, ma sulla persona affetta da SLA. E questi convegni, questi incontri servono proprio per sensibilizzare e per attirare l'attenzione sulle problematiche che si possono riscontrare sui vari territori. Un esempio di problematiche? Beh, il problema è la presa in carico, l'assistenza, l'assistenza e soprattutto la presa in carico. Occorre una presa in carico multidisciplinare, effettuata da personale altamente specializzato, perché, come ho detto, è una malattia molto, molto complessa, ed è una malattia che coinvolge non solo la persona ma anche tutta la sua famiglia. Quindi questo implica una serie di figure che devono essere accanto non solo alla persona con SLA ma anche alla famiglia, ai minori, ai figli. È una patologia che deve prendersi, noi dobbiamo far capire alla società che occorre prendersi cura dell'intero nucleo familiare della famiglia, in attesa che arrivi, che la ricerca ci dia quella risposta che stiamo attendendo con ansia della cura definitiva, la cura che possa debellare questa malattia. Ma le persone adesso devono vivere adesso nel migliore dei modi possibili, e noi ci facciamo carico affinché questo possa avvenire. Quindi la ricerca è a buon punto. La ricerca sta facendo dei grandi progressi, sono già stati trovati alcuni farmaci che possono, per una certa patologia, bloccarla o, se non altro, rallentarla, ma la cura definitiva non è ancora arrivata, noi la stiamo attendendo. Sì. E allora, Presidente, un incontro che vede sia a livello nazionale che regionale, l'ISLA, c'è tanto da fare sia a livello giuridico sia a livello sanitario. Sì, io sono molto riconoscente all'Associazione Italiana per la Sclerosi Laterale Amiotrofica di aver voluto svolgere questo incontro qui in Calabria, perché ho grandi ammirazioni per le associazioni che si occupano fornire assistenza e anche occasioni di confronto utili a affrontare i temi di chi purtroppo, quando ha una diagnosi di questo tipo, è già condannato ad una diagnosi infausta. E allora bisogna intervenire nella direzione di potenziare il sistema delle cure palliative. In Calabria abbiamo tanti problemi nella sanità, se ne è occupato spesso anche la Corte Costituzionale, quando ha affermato giustamente che il commissariamento della Calabria, così come è disposto, non può risolvere agevolmente in tempi brevi i problemi della sanità. Io ce la sto mettendo tutta, però credo che ricostruire un sistema che ho ricevuto in macerie mi dà la possibilità di ricostruirlo in maniera più virtuosa, per esempio facendosi carico anche dei bisogni di quanti hanno avuto una diagnosi di sclerosi laterale amiotrofica. Quindi l'auspicio è che in quest'opera di ricostruzione il nuovo sistema della sanità possa occuparsi anche di queste persone. Presidente, a proposito di sanità, è un discorso che rientra anche, un appuntamento che rientra anche in questo ragionamento. Sul tavolo del commissario della sanità c'è la nuova rete ospedaliera. Sì. A che punto siete? Probabilmente aspettate una risposta dai tavoli romani, e se c'è qualche novità in questo senso. Risposta ai tavoli romani ne vorremmo, ma diverse da quelle che abbiamo. Vorremmo che potessero svolgere davvero un'azione di supporto, di affiancamento. Purtroppo non è sempre così.
anzi purtroppo spesso sono di ostacolo alla celere soluzione dei problemi. La rete ospedaliera comunque è pronta, stiamo limando le ultime cose, nei prossimi giorni annunceremo finalmente di aver chiuso i bilanci delle aziende sanitarie, anche quella di Reggio Calabria, quella di Cosenza, che non chiudevano i bilanci da più di 10 anni, e subito dopo annunceremo e illustreremo ai calabresi, ai sindaci, alle associazioni, anche il disegno della rete ospedaliera che abbiamo fatto. Sulla rete territoriale abbiamo già fatto il nostro disegno tempo fa, però appunto i tavoli ministeriali hanno tenuto questo decreto per mesi, mi dicono che ora avrebbero risposto, però per questo ho deciso di licenziare nei prossimi giorni il decreto sulla rete ospedaliera, sottoponendolo come doveroso al tavolo che si occupa dei LEA, ma non più al tavolo a Duce. Grazie. Allora, innanzitutto le chiedo se ci sono dei dati regionali, quindi si può elencare quali. Assolutamente, abbiamo circa 200 pazienti che seguiamo e i numeri del nostro centro d'ascolto purtroppo ci danno delle informazioni un po' drammatiche, perché negli ultimi 6 mesi ci siamo, diciamo, trovati a dover gestire più di 1000 interventi di chiamate da oltre 150 pazienti da noi censiti, quindi che hanno diciamo diversi bisogni che vanno da una non presa in carico, diciamo, ospedaliera fino a passare al territorio ed essere completamente, quasi in alcune zone, completamente abbandonati. Ed è per questo che oggi siamo qui all'interno della roadmap di AISLA ad attirare l'attenzione, diciamo, proprio sull'assistenza a queste patologie così drammatiche, perché nel giro, diciamo, di un anno paralizzano completamente il paziente, che perde la possibilità di comunicare e di alimentarsi, e che richiedono un'alta intensità assistenziale e quindi bisogni complessi a cui rispondere, e che ancora il nostro sistema sanitario non è in grado di dare le adeguate risposte. Questa è la mia domanda, ovvero al momento in Calabria quali sono le strutture, quante sono, più che quali, quante sono e se sono strutturate in modo tale da poter... Purtroppo no, perché la patologia avrebbe necessità di un'assistenza multidisciplinare, cosa che nel nostro territorio non è assolutamente così, non c'è questa possibilità. Infatti i nostri pazienti devono, diciamo, emigrare fuori regione per poter essere presi in carico, e la situazione diventa drammatica quando la patologia, diciamo, quando il paziente si aggrava, e a quel punto i bisogni complessi devono essere gestiti al domicilio e ci troviamo con un territorio che non è in grado di far fronte a questo. E immagino anche per la presa in cura anche di quelli che diceva anche la Presidente nazionale, anche dei parenti, delle famiglie, servirebbe un supporto anche psicologico? Sì, l'associazione si è sostituita più volte fornendo questo tipo di servizio, infatti quello che vogliamo assolutamente accendere un faro oggi su questa patologia che già da 10 anni come ASLA Calabria portiamo avanti, attenzioniamo, affinché si arrivi finalmente a un PDTA regionale dove ci sia chiaramente chi deve fare cosa, chi deve prenderli in cura. Al momento è l'associazione che si sta sostituendo alle istituzioni, ma non è più sostenibile. Anche per questo c'è la presenza, insomma, dell'ambito giuridico oggi? Sì, assolutamente, è un profilo assolutamente importante, perché comunque la tutela dei deboli e dei vulnerabili è un argomento, cioè la nostra Costituzione assolutamente li prende in carico, quindi... E per noi era importante avere anche questa testimonianza e far vedere come la Costituzione stessa, insomma, tuteli i diritti di questi pazienti, che non devono essere urlati, perché sono diritti che dovrebbero semplicemente essere garantiti. Verso dal virtuale al reale è il progetto di Avis regionale Calabria che oggi fa tappa a Soverato. Siamo con il presidente regionale, il dottor Franco Rizzuti. È un progetto itinerante, possiamo così chiamarlo, in questa stagione estiva. Oggi tappa a Soverato, un modo originale, nuovo, per comunque diffondere la cultura della donazione del sangue. Sì, sicuramente è un modo nuovo, originale, ma vorrei aggiungere, è itinerante nel senso che noi stiamo girando un documentario, chiamiamolo così, magari verrà fuori anche un film, chi lo sa, un po' in tutta la Calabria, cercando da un lato di raccontare una storia legata alla donazione e quindi cercare dei motivi perché i ragazzi capiscono che
alcune cose si possono fare con il telefonino, altre no, e tra queste ovviamente la donazione di sangue, e dall'altra quella di mostrare le bellezze della Calabria, cercare di fare vedere che la Calabria è quella che è, una regione bellissima, una regione che ha solo bisogno di essere valorizzata nella maniera giusta perché possa fare vedere come si è già riusciti nel campo proprio della raccolta del sangue a superare le difficoltà che avevamo qualche anno fa e quindi ad essere diventata una regione autosufficiente nella raccolta del sangue, e adesso ci auguriamo al più presto di diventarla anche nella raccolta di plasma, che è la nuova scommessa che insieme a tutti i centri trasfusionali della regione stiamo cercando di fare vedere che tutto è possibile quando c'è la volontà di fare. Un duplice aspetto rilevante di questo progetto: abbinare la cultura della donazione del sangue e, tra virgolette, sfruttando i canali digitali che vanno per la maggiore quest'oggi, i social media e tutte le piattaforme online che possono contribuire a diffondere sia le bellezze della Calabria e al contempo un messaggio di solidarietà che l'Avis generalmente da sempre cerca di diffondere in tutte le comunità. Certo, è ovvio che quando noi andiamo a cercare i nuovi donatori li dobbiamo cercare tra i giovani, e i giovani si possono incontrare andando su quello che sono le loro abitudini, le loro usanze, con un linguaggio non a caso fatto dai giovani stessi, perché gli attori, chiamiamoli pomposamente così, sono dei ragazzi che stanno facendo tra l'altro il servizio civile in Avis, quindi legati a doppio filo all'Avis, e quindi vogliamo utilizzare in tutto e per tutto i loro strumenti, il loro linguaggio, per cercare di fare capire che c'è sempre qualcosa da migliorare, che anche nelle cose apparentemente, uso un termine brutto, vecchie, c'è tanto di buono, e che mettendo insieme il nuovo e il vecchio non possiamo fare altro che migliorare. Oggi, dicevamo in precedenza, si fa tappa a Soverato, che peraltro, oltre ad essere una bellissima cittadina, è anche sede Avis, una sede ormai storica che conta tanti componenti giovani e meno giovani che cercano di diffondere questo messaggio ormai da tanti anni. Ma certamente Soverato, mi ricordo che proprio a Soverato iniziai il mio muovermi all'interno dell'Avis, nell'Avis regionale, perché partecipai a una riunione proprio qui insieme a Don Pino Covelli, fondatore storico dell'Avis comunale di Crotone, e da allora non ho più smesso. E poi, scusatemi, Soverato non è solo una sede dell'Avis, è una di quelle più attive, una di quelle che da tempo, ogni volta che abbiamo qualcosa anche da imparare, sappiamo che qui ce n'è di movimento, qui si sa cosa si deve fare e si lavora insieme con un unico obiettivo, quello di costruire un futuro migliore per tutti. Primi passi verso l'euro digitale. La Commissione europea ha presentato la proposta legislativa che istituisce il quadro giuridico per il nuovo strumento di pagamento a integrazione delle banconote e delle monete. La proposta va ora adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, ma a decidere se e quando emettere l'euro digitale sarà la Banca Centrale Europea. Lo strumento funzionerebbe come un portafoglio digitale. Nella zona euro le persone e le imprese potrebbero pagare con l'euro digitale ovunque e in qualsiasi momento. Sarebbe disponibile per i pagamenti online, ma anche offline, permettendo quindi transazioni da un dispositivo all'altro anche senza connessione internet, come capita ad esempio in aree remote o nei parcheggi sotterranei. Le operazioni online offrirebbero lo stesso livello di protezione dei dati dei mezzi di pagamento digitali esistenti, mentre i pagamenti offline garantirebbero un elevato livello di riservatezza e protezione dei dati per gli utenti. Il messaggio è semplice: non possiamo immaginare in un futuro digitale la moneta dominata soltanto da privati, da criptovalute, e l'assenza di un ruolo per gli stati, per la sovranità monetaria. E quindi anche in un mondo completamente diverso come il mondo digitale abbiamo bisogno di una moneta basata sulla sovranità e sulle banche centrali.
È sempre alta l'attenzione della FNOMCEO, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, verso il mondo della ricerca e dell'innovazione tecnologica. Dall'ingegneria medica all'intelligenza artificiale applicata alla diagnosi e alla terapia, sono numerose le iniziative che indicano nuove prospettive di sviluppo per la professione medica, in un futuro che in realtà è già iniziato. E proprio alle prospettive aperte in campo medico dalla genomica e dalla robotica è stata dedicata una sessione dell'ultimo Consiglio nazionale della FNOMCEO con gli interventi di Giuseppe Curigliano, direttore sviluppo di nuovi farmaci per terapie innovative allo IEO, l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, e di Giovanni Scambia, professore di ginecologia e ostetricia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. A seguire con particolare interesse le novità che dai diversi ambiti di studio e di ricerca applicata giungono giorno dopo giorno al medico del terzo millennio è il vicepresidente della FNOMCEO Giovanni Leoni. Nel mese di giugno come FNOMCEO siamo andati a Padova, in Veneto, per due importanti convegni, dal cardiochirurgia sui dispositivi impiantabili e sullo scompenso di cuore cronico e sul trapianto cardiaco. Dall'altra parte sull'Ordine degli Ingegneri che celebrava i 100 anni della sua fondazione e si parlava anche di tecnologia e di intelligenza artificiale. L'importanza delle reti, le reti di comunicazione a tutti quanti i livelli. Le punte di diamante di un sistema di comunicazione e di implicazione di tutti quanti i device per quanto riguarda il supporto al paziente ma anche il controllo a distanza. Le nuove tecnologie danno questa possibilità per il monitoraggio dei pazienti, soprattutto con scompenso cardiaco grave, con dispositivi impiantabili e anche indossabili. La rete di comunicazione sarà fondamentale per quanto sarà l'attività del futuro del medico. Per quanto riguarda poi l'intelligenza artificiale, è stato sottolineato come in Italia valga come sistema di integrazione e aiuto al medico, a tutti quanti i livelli, anche il medico di medicina generale come il medico ospedaliero, ma non sostitutivo sul modello Babylon Heart praticamente in Inghilterra, in cui alla fine il paziente si trova a parlare con l'avatar e non con un medico in carne e ossa, sono alla fine del suo processo. Su questo una riflessione anche sui pazienti che usufruiscono per la maggior parte del sistema sanitario nazionale, che sono pazienti di decadi di vita più avanzate, quelli con un po' di patologie e che hanno anche un approccio alla tecnologia completamente differente, con molte difficoltà. Quindi la problematica è dare l'approccio, dare l'accesso alla tecnologia anche ai pazienti più anziani, che magari non hanno il supporto di qualche parente più giovane e possono essere esclusi da quello che è l'evoluzione tecnologica per poter usufruirne. Appuntamento è dedicato a tutti coloro che sono un po' borderline con il colesterolo. Che cosa significa? Che non hanno, diciamo così, la necessità di prendere proprio dei farmaci, però comunque hanno sempre questo colesterolo intorno ai 200, che poi diventa 210, 220, quindi comunque lo devono tenere sotto controllo. Quindi è l'ideale imparare a mangiare in maniera corretta. Il primo consiglio fondamentale è quello di abituarsi a prendere del tè verde, perché è stato dimostrato che il tè verde inibisce proprio l'ossidazione del colesterolo cattivo, l'LDL, e invece aumenta i livelli dell'HDL, che è il colesterolo buono. L'altro consiglio fondamentale è quello di apprendere l'abitudine di assumere nel corso della mattinata, anche per esempio come prima colazione, uno yogurt magro con delle fibre all'interno, perché uno dei problemi fondamentali per il controllo del colesterolo è aiutare ad avere un intestino regolare e quindi anche per esempio, non so, a metà mattina quando vogliamo prendere un frutto, che è sempre suggerito dai nutrizionisti,
dovremmo prediligere i kiwi, perché il kiwi, per esempio, se voi lo tagliate, deve essere un kiwi maturo, lo tagliate, lo schiacciate, lo lasciate riposare un pochino, in maniera tale che diventa ancora più efficace la sua azione di veramente aiuto a mantenere l'intestino attivo. E le verdure crude sono altamente consigliate, sia per il contenuto in acqua biologica, sia perché sono considerati gli spazzini dell'intestino. Come vedete, ritorniamo sempre sul discorso dell'importanza di avere un intestino libero, pulito. È consigliata la carne bianca, quindi pollo, tacchino, il pesce, soprattutto il pesce piccolo, che possono essere ad esempio le nostre buonissime alici. Perché? Perché sono ricche di omega 3, e gli omega 3 sappiamo che, tra l'altro, tra tutti i vantaggi che hanno, oltre quello di mantenere, diciamo, attivo il sistema cardiovascolare, hanno il vantaggio di tenere anche un pochino sotto controllo il colesterolo. Quindi formaggi molli e freschi, meglio di quelli stagionati, perché sono i formaggi stagionati sono da sconsigliare, e due volte alla settimana, però non esagerare con i formaggi, anche se sono freschi, tipo ad esempio il primo sale, può essere ad esempio lo stracchino, eccetera. Le uova, un capitolo delle uova: le uova dovete prenderle, non fanno male, vanno però cucinate poco, significa che, essendo cucinate poco, non viene annientata, diciamo, la lecitina, che è l'antagonista del colesterolo, e quindi le uova, se cucinate poco, possono essere addirittura un aiuto. E un altro suggerimento che do io personalmente sono le lenticchie, perché le lenticchie sono dei legumi che normalmente non creano quei problemi che possono provocare altri legumi, e sono altamente indicate per chi ha il problema del colesterolo. Un consiglio: la sera una tisana al biancospino. Perché? Perché è considerata proprio la pianta del cuore, quindi è protettiva, oltre che, diciamo così, del nostro sistema cardiovascolare, anche di tutti quei piccoli problemi che possono nascere quando abbiamo un colesterolo borderline.